Controllare la caldaia è un dovere di tutti. Dal 20 giugno gli ispettori della Nuova Salento Energia effettueranno le ispezioni sugli impianti termici della provincia di Lecce. Ippolito Chiarello, tu ce l'hai data tutta l'Europa. Detta così è un po' strano. Sì, quest'ultima parte del viaggio, del barbonaggio, diciamo che sono stato un po' testimone, viaggiatore, barbone, attore, personaggio, uomo che va alla ricerca, guidatore, accuditore, cercando di guardare le città in maniera serena, anche se è un po' difficile viaggiando in macchina, facendosi 8.000 chilometri e dovendo girare un film, volendo girare un film per lasciare testimonianza, è difficile, però è una condizione bella perché non viaggi in treno o in aereo e quindi sei costretto a degli orari, guidi il viaggio e guardi tutto quello che attraversi, persone, luoghi e così via. Ogni incontro ti ha raccontato cose nuove che probabilmente non avresti mai immaginato. Sì, ogni incontro ha costruito una relazione principalmente. E la cosa nuova più importante era quello che mi prefiggevo, di creare una relazione con il pubblico, ricercarla, capire qual è il modo di arrivare con il nostro mestiere a raggiungere le persone. Quindi da quelli che ci hanno ospitato alla gente che è venuta a trovare questo barbone che faceva lo spettacolo, tutto ha creato relazione e ha creato anche una rete che consente di avere un pubblico e quindi di pensare al tuo lavoro di attore e di produttore di spettacoli come un lavoro utile, che è quello che io dicevo partendo, che in Italia non c'è questa possibilità. Cioè, se tu fai questo mestiere non ti senti di farlo, ti senti un privilegiato se va bene, oppure uno sfigato se va male, che fa l'artista e che quindi deve fare qualcos'altro per vivere praticamente. Quindi la cosa più importante è la qualità della relazione, che fa poi la qualità del lavoro, della carriera, di quello che farai in tutti i settori, ma in questo in particolare. Hai avuto modo di confrontarti con popoli e culture differenti, benché molto vicine tra loro. Quali sono state le impressioni e le differenze anche con la tua città, con la tua Italia? Ma bella domanda. Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Berlino, Milano, Roma, Lecce. Ma differenze. Differenze a livello artistico è che negli altri paesi il nostro mestiere è riconosciuto. Quindi in qualche modo, rifacendomi al discorso di prima, esisti. Perché se tu fai una domanda a un'istituzione, l'istituzione risponde. A livello umano c'è a partire dal cibo, dalle abitudini, sono veramente, bisogna cambiare. Infatti il trauma più grosso era cambiare ogni 3 giorni cibo, metropolitana, modo di spostarsi, lingua, approccio, ospitalità e così via. Quindi tutti molto diversi. Sicuramente io sono più legato, se dovessi dire, a Parigi, perché Parigi è la città che più mi piace. Esiste veramente il trauma del ritorno? Sì, io non so nemmeno se sono partito, per la verità. In viaggio continuavamo a dire: ma siamo partiti? Che stiamo facendo? Perché comunque è un'impresa un po' folle partire in macchina con una multipla e fare 8.000 chilometri. Quindi è strano. Quello che posso dire è che è strano. Hai organizzato tutto nei minimi dettagli per questo viaggio. Come hai risolto il problema delle lingue? Ma abbiamo tradotto in 5 lingue lo spettacolo, portandoci chili e chili di fotocopie. Io so parlare il francese ma non l'inglese, insomma siamo partiti un po'. Però c'era la Elena, che ringraziamo ufficialmente per tutto il lavoro che ha fatto, che conosceva l'inglese, il tedesco, che in qualche modo
risolveva i problemi, ma poi a un certo punto io mi sono detto, ma io quando andavo in un bar dicevo guarda io non parlo, io sono italiano, cerchiamo un modo per capirci. Per lo spettacolo, e quindi si può andare in qualsiasi parte del mondo anche non sapendo la lingua, secondo me, avendo un buon spirito, se ne si sa, è meglio l'inglese in particolare. Per lo spettacolo abbiamo portato tutte queste traduzioni, fotocopie e cose, ma alla fine ne avremmo usate due, quindi ricicleremo, non vi preoccupate, tutte le fotocopie. E, perché la gente vuole sentir parlare italiano, primo. Noi siamo l'unico popolo che ha i film doppiati, ma se no negli altri paesi. E poi la forza del teatro, questo spettacolo, l'esperienza accumulata ha fatto sì che anche parlando in italiano e avendo tante parole dentro, la gente poi alla fine dicesse io ho capito la necessità e la bellezza di questa cosa. Come abbiamo accennato prima, il tuo barbonaggio teatrale diventerà presto un film, una testimonianza viva di quelle emozioni che tu hai provato e che vuoi raccontare e passare anche a tutti quelli che non ne hanno potuto fruire magari da vicino. Sì, allora è stato girato un film che non è un documentario, ma un vero e proprio film con una drammaturgia, anzi con una sceneggiatura, che è più corretto, di questo barbone che parte da Lecce con un carrellino. E attraversa tutta l'Europa a piedi e ritornerà, non diciamo come, e questo percorso incontrerà delle persone e fa un viaggio anche mentale e umano, cioè bisogna immaginare un viaggio fatto da un uomo che è anche un attore, che è anche un personaggio e che ha un disagio come uomo in quanto vive una vita troppo veloce troppo. E quindi il testo dello spettacolo aiuterà in questo viaggio. Come artista perché si sente insoddisfatto, non perché non lavora tutto, però non capisce bene perché questo meccanismo è così orribile e poco interessante e noioso, almeno per quanto lo riguarda, che poserei io, perché il sistema teatro in qualche modo deve essere rinnovato, ha bisogno di un nuovo contatto col pubblico. E il personaggio naturalmente è un po' uno e un po' l'altro. Quindi questo viaggio è un po' un viaggio per capire nelle altre luoghi com'è che si fa il teatro, com'è che si vive la vita, per ritornare forse da queste parti o con nuove domande o con nuove piccole certezze. Questo è il film, che potrebbe anche essere un libro. L'idea è anche di scrivere un libro e quindi di sintetizzare questa esperienza. Per il tuo gran finale qui a Lecce hai trasformato 45 attori in barboni teatrali, dislocandoli nei luoghi più belli della città. Guarda, questa è stata la cosa più bella forse di tutte, perché io l'ho lanciata come una provocazione, ma alla fine tutti quelli che l'hanno vista sono rimasti contenti, non hanno fatto i complimenti, cioè erano contenti di vedere qualcosa che non era una notte bianca, che non era, senza assolutamente togliere niente la notte bianca, in genere la notte bianca o raduni di qualsiasi tipo, questo non era un evento, non era uno spettacolo. Era una necessità. Era una necessità, era una testimonianza, ogni anno si farà, tutti gli attori che vogliono partecipare, ospitati dalle famiglie e sponsorizzati, adottati dai locali, e ringrazio tutti gli sponsor, tutti i privati che hanno contribuito, vengono ospitati, vengono qui, escono dal teatro e per una sera, per un giorno, si mettono su un palchetto che è un po' il simbolo di questo del teatro, che è un po', non un po', è il palchetto che ho usato io per 2 anni, e lì vendono a pezzi il loro repertorio, facendo una provocazione, dicendo che sono dei lavoratori, presentandosi, facendosi conoscere, creando una relazione col pubblico. E questa è stata però la cosa assolutamente tassativa, era stare sul palchetto. Questo è stato un successo. Di un successo reale, non di oh che bello. C'è stato anche un momento di riflessione, alla greca tu lo definisci. C'erano questi 45 che facevano un palco con tutte le sedie intorno, pubblico e attori, un tema, la relazione fra attori e pubblico, quali sono gli elementi che non funzionano. E ci sono stati gli interventi, gli attori venivano un po' da tutta Italia,
molti non sono potuti venire perché impegnati, ma l'anno prossimo saranno ancora di più. Ci deve essere un'invasione della città. È come se si chiudesse una pagina importante adesso della tua vita, per lasciare spazio a cosa? Quali sono le prospettive future, le ambizioni? Guarda, prima di tutto mi ho tagliato la barba, i capelli, quindi siamo diventati più normali. E poi adesso appunto il film, il libro, un nuovo spettacolo, un nuovo percorso legato alla musica che debutterà, allora un nuovo spettacolo che debutterà l'anno prossimo, forse un film, la residenza teatrale a Corsano, ti racconto a capo, che dal 31 agosto, a luglio al 9 agosto, scade il bando il 30 giugno, e poi Macbeth, Romeo e Giulietta, insomma un po' di spettacoli, un po' di cose. Tu sei un uomo, sei un attore, sei un personaggio, ma sei anche un grandissimo comunicatore ed un imprenditore importante per te stesso. Com'è difficile coniugare tutte queste professionalità? Non conosco nessuno di questi qua, non li ho mai conosciuti, lavorano ognuno per conto proprio. A volte mi telefonano e mi dicono: senta, noi vorremmo parlare con l'amministrazione, non vorremmo disturbare Chiarello. Dico: chiamate verso le 15, rispondo sempre io. No, ci sono due ragazze che mi aiutano in maniera veramente eccezionale, sono Marcella Buttazzo e Mariliana Bergamo, c'è Matteo Greco, Elena Calliope, insomma tutta una serie di collaboratori. Diciamo che però io sono uno che vuole sapere tutto per dare un indirizzo, una linea che è quella che poi, su cui io mi assumo la responsabilità nel bene e nel male. Ed è forse anche questa la forza del tuo successo? Sì, assolutamente. È una consapevolezza a 360 gradi. Consapevolezza a 360 gradi, sapendo che la mia compagnia sono io e non ci posso fare niente. Se c'è gente che può fare di più, lo faccia. Io mi metto da parte. Con Fanculo Pensiero tu ci salutavi dicendo: imparare ad avere paura per smettere di avere paura. Oggi cosa potresti dirci per salutarci? Che, come diceva Kundera, un attore da quando nasce sceglie di stare davanti a un pubblico, al di là del talento è un'altra cosa, sceglie di stare davanti al pubblico per tutta la vita, e quello è. Grazie di Ippolito Chiarello, in bocca al lupo. Crepi, in bocca al lupo, ciao.